Il 2019 sarà un anno ricchissimo per gli appassionati di Dragon Ball. Negli ultimi giorni Bandai Namco ha infatti annunciato moltissime novità relative ai giochi dedicati all'universo di Akira Toriyama. Oltre all'arrivo in occidente dell'ultimo capitolo di Dragon Ball Heroes e nuovi contenuti per FighterZ, la casa nipponica ha annunciato anche di essere al lavoro su un nuovo action RPG, noto con il titolo provvisorio di Dragon Ball Game Project Z. Un titolo che ha subito acceso la nostra curiosità, portandoci a chiedere cosa vorremmo in un gioco di ruolo dedicato a Dragon Ball. Ve lo raccontiamo in questo nuovo video. Dragon Ball non è solo una serie di scontri a colpi di sfere di energia e lotte alla velocità della luce. È anche la storia di una serie di personaggi iconici rappresentati in modo più o meno approfondito all'interno del manga. Che sia una storia originale o la rielaborazione di una delle tante saghe dell'universo Z, ciò che ci aspettiamo dalla trama di un Dragon Ball RPG è quindi una grande attenzione alla caratterizzazione degli eroi e degli antagonisti, in modo da dare alle missioni dell'avventura una componente narrativa che sarebbe impossibile catturare all'interno di un picchiaduro. A proposito di personaggi, vorremmo una campagna affrontabile con diversi combattenti, così da poter mettere in campo stili di lotta diversi e aumentare la rigiocabilità complessiva. Come già detto, infatti, Dragon Ball è una serie dove si susseguono un gran numero di comprimari e sarebbe un peccato non sfruttarli per variare il gameplay e accedere a missioni esclusive dedicate alla scoperta del loro background. Sebbene sia sempre molto popolare in Giappone, il sottogenere Musou per un gioco d'azione su Dragon Ball non ci sembra particolarmente indicato. All'interno della serie di rado vediamo infatti degli scontri che coinvolgano un gran numero di nemici, con la maggior parte delle battaglie che si configura come un uno contro uno all'ultimo sangue. Vorremmo quindi un numero consistente di incontri contro boss più o meno potenti e dotati di pattern d'attacco ben diversificati. A questi si potrebbe poi contrapporre uno stile di combattimento veloce e arricchito dalle tante mosse speciali degli eroi di Dragon Ball, da apprendere attraverso specifici alberi delle abilità per poi assegnarle ai vari tasti del controller e accedere a diverse tipologie di combo. Una delle pecche di alcuni giochi di ruolo orientali è spesso la creazione di scenari ripetitivi e poco curati, che vanno a minare l'ottimo lavoro svolto invece su narrativa e sistema di combattimento. Una caratteristica questa che non vorremmo assolutamente in un gioco di ruolo dedicato a Dragon Ball, dove l'eccezionale velocità dei protagonisti permette di coprire grandi distanze in pochi secondi. Ben venga quindi rinunciare a una componente open world in luogo di una struttura a livelli magari meno estesi, ma situati su pianeti diversi e pieni di punti di interesse, elementi interattivi e strutture distruttibili, che diano incentivi all'utilizzo dello scenario per mettere fuori gioco i nemici. Inoltre non ci dispiacerebbe nemmeno qualche missione incentrata sulla ricerca delle sfere del drago, così da assicurare una spinta aggiuntiva anche all'esplorazione. Uno degli elementi che è stato più apprezzato in Dragon Ball FighterZ è stato senza dubbio il suo comparto tecnico. Un cel shading talmente curato da far sentire il giocatore all'interno di un vero e proprio episodio dell'anime. Vorremmo qualcosa di simile anche nel nuovo Dragon Ball RPG, a patto che ciò non si traduca in una delle tante soluzioni ibride spesso adottate dagli sviluppatori giapponesi. Quelle che, per capirci, mescolano personaggi in cel shading a scenari con uno stile artistico completamente diverso. Vorremmo insomma alti valori produttivi e una direzione artistica uniforme, che garantisca buone prestazioni e un impatto visivo piacevole per tutta la durata dell'avventura. Questi erano i 5 punti che più di altri ci piacerebbe vedere realizzati in un nuovo gioco di ruolo su Dragon Ball. Ci sono tuttavia tanti altri elementi che non abbiamo toccato in questo video, a partire dallo sviluppatore fino alla presenza o meno dei personaggi di Dragon Ball Super. Vi aspettiamo quindi nei commenti per sapere quali sono le caratteristiche che vorreste assolutamente vedere in questo nuovo gioco.